Hello girls, con una pettinatura da favola vi faccio un piccolo haul di un piccolo svuota la spesa di MD. E non è una spesa fatta con criterio, nel senso non è una spesa settimanale, mensile. Cominciamo. Noi siamo appena tornati dal mare, vicino dove andiamo noi, vicino alla spiaggia c'è l'MD. Siccome mi serviva l'olio d'oliva, quello per cucinare, perché quello ho quello buono che io ho sete. Che c'è, ma? Le carote sono quelle, sono buonissime, sì, mamma. Perciò, stavo dicendo, abbiamo preso delle stronzatelle, ecco, più che altro. Allora, quello che ho preso è stato, mi serviva una specie di Scottex. E ho preso una carta casa di questa qua, sembra abbastanza resistente per giunta, tipo le spirali, tipo non so, Chimita, Tenderly, Foxy, I have no idea. Poi ho preso l'olio d'oliva, ho preso questo Fra Ulivo, olio extravergine d'oliva, sì, è in plastica, noi dovevamo viaggiare, quindi ho detto vabbè, prendiamolo in plastica, era scontata. Ed è della marca MD oppure MD, ma ehi, stai attenta, ma che starnuti sono? Un cane sembrava. Poi ho preso la fake Nutella, che non è per me, è per Sebi. E che sto dicendo? E ho preso questa qua, che comunque dovrebbe essere confezionato sempre dalla Nutcao, se non mi sbaglio. Comunque questa è tipo 1,40 euro, non so, va benissimo. Poi ho preso dei fogli in gelatina che costavano pochissimo, la colla di pesce, perché a volte mi serve. E sinceramente costa un sacco di soldi nel mio paese, e questa costava pochissimo e sono 6 fogli. Quindi ho detto me la metto in casa perché non ne ho, l'ho trovata tipo a meno di 1 euro, ho detto me la metto in casa, non si può sapere mai. Poi ho preso, per il compleanno di Emma, volevo mettere nei... Poi vi faccio vedere le decorazioni in un video a parte. Sto facendo tutto a tema Minnie Mouse e ho preso tipo una sagoma di cartone di Minnie Mouse, dove dentro ovviamente devo mettere i confetti, e volevo prendere dei confetti rosa. Questi confetti nel mio paese, quelli ai frutti rossi, che simpatica Emma, costano tipo 12 euro al chilo. Io qua li ho presi a 1,45 euro, sono 175 grammi. Là c'era messo prezzo al chilo, venivano 9 euro arrotti. Quindi io penso che con 3 scatole ce la faccio, perché devo mettere 5 confetti a scatolina, queste di Minnie Mouse. Dovrei farcela perché non ne devo fare molte. Quindi le devo, poi vi faccio sapere magari come sono. Sono ripieni al gusto di frutti di bosco. Sono più freschi per l'estate rispetto alla cioccolata che magari scioglie. Quindi ho preso quello. Poi ho preso delle caramelle alla panna, che sono quelle dure tipo Alpellibe, però sono senza zucchero. Ogni caramella ha 14 calorie, però ogni tanto mi serve qualcosa di dolce, di buono, però senza zucchero. E che stavo dicendo, quindi ho preso queste qua, sono state anche loro meno di 1 euro. Emma, sei di una simpatia ma che non ne hai idea. Queste sono anche altre caramelle senza zucchero, sono quelle tipo gommose, già ne ho mangiate tipo 2 o 3. Ho preso anche queste meno di 1 euro. Poi ho preso dei funghi secchi misti, questi erano meno di 1 euro, li tengo in casa perché non si possa avere mai un risotto al volo, qualcosa sempre, per se io non, per ora non sto mangiando carboidrati, faccio una dieta low carb, la keto, e poi vi faccio un video a parte perché mi è stato chiesto di farvi un video sulla keto, che sarebbe chetogenica comunque. E quindi ho preso questi qua, questi pure meno di 1 euro. Io nel mio paese il sacchetto, la metà di questo sta tipo a 2 euro e qualcosa, quindi li ho presi al volo. Poi ho queste, se le ho presi per lui, io non, però non ne mangio. Poi ho preso questo per la macchina, che è una farfallina profumata che ha tipo la clip, e questa è stata tipo 1,50 euro, e l'ho presa vaniglia ginger, è carina, c'erano anche altri colori, altre profumazioni. Poi per me ho preso la farina di cocco, perché la farina di cocco e la farina di mandorle si può usare nella dieta keto, sempre in moderazione, per fare alcune ricettine sfiziose. E quindi ho detto vabbè, ora me la prendo, perché questa stava 1,10 euro, nel mio paese questa meno di 3 euro non costa. Quindi l'ho presa. Ricordate sempre che MD è un discount, quindi è normale che abbia questi prezzi. Poi io, che sono appassionata di vitamine, ho preso queste bustine di magnesio e potassio. Emma! Di magnesio e potassio, aspettate. Io, che sono appassionata di vitamine, ho preso due cose. Questa non è per me. Ho preso la melatonina a mia mamma perché la voleva provare, e gliel'ho presa. Ed è costata meno di 3 euro sicuro, e dentro ci sono
60 compresse da 160 mg, c'è un milligrammo di melatonina e c'è scritto che aiuta ad addormentarsi prima la sera, cioè quando si va a letto, meno tempo per prendere sonno. Mi serviva qualcosa magnesio e potassio e serviva anche a mia mamma e sinceramente il bio, come si chiama quello che fanno in televisione, non me lo ricordo, costa tipo 13 euro. Sono molte più bustine, ma io questo l'ho pagato 1,80 euro e ce ne sono 10 bustine, quindi non lo prendo io sempre il magnesio e il potassio, lo prendo al bisogno, quindi sempre sotto sorveglianza, diciamo, medica. E serviva anche a mia mamma, e quindi ne ho preso un pacco all'uno, saranno stati 1 euro e qualcosa. E questi fanno parte di questo brand, così ho preso il Debrianol, come lo leggo. Avevano anche il ferro, melatonina, chitosano, pappa reale, carbone vegetale, microclismi, le supposte di glicerolo, lassativi, probiotici, multivitaminici e vitamina C, e le vitamine del gruppo B. Ho preso questo, poi gli do una guardata. Le ultime cose che ho preso sono state questa piantina, perché io quando vedo questi piccoli succulents da 99 centesimi me li devo comprare tutti, e quindi ho preso questa che mi mancava, questa così un po' spinosa, la metterò in un vasettino piccolino. E poi io avevo visto un mese fa, non l'avevo presa, 4,99 euro, ho detto no, non me la prendo, non mi serve, però poi l'ho rivista oggi, dopo che ci ho pensato per un mese, perché non c'entravo da un mese, e me la sono presa. Guardate che bello questo vaso. È bello anche senza, cioè, anche non appendendolo. Non l'ho preso per quella piantina, l'ho presa in generale. Guardate che bella. Mi piace tantissimo. E ora vedo dove la devo mettere. Che pianta ci devo mettere. Molto, molto carina. Ma sto cantando con Peppa Pig. E basta, vabbè, linea casa, questa di AMD. Basta, c'era solo questa qua. E basta, sono stata per chi, a chi interessa, l'MD di Marina di Ragusa, quella vicino al lungomare, non so se ce ne sono altre, e ho preso questo. Basta. E quindi queste sono tutte le cose che ho preso. Non erano cose super necessarie, ma erano cose che mi è convenuto prendere come i funghi, come la farina di cocco, come gli integratori, mentre c'ero, ho detto, i confetti, sinceramente io ho risparmiato un botto, perché dovevo prendere un pacco da 1 chilo e spendere circa 12 euro e poi magari me ne rimaneva metà pacco, che me ne faccio? Invece così ho preso questi pacchettini così e penso che sicuramente è mandorla ricoperta di cioccolato bianco e dentro c'è questa yogurt e frutti di bosco, non lo so, comunque dovrebbero essere buoni. E basta, e niente, quindi ora andiamo tutti a docciarci, perché il nostro dovere di youtuber l'abbiamo fatto. Vi ricordo che ho aperto un canale in inglese, nell'info box trovate il link al canale, se volete iscrivervi anche lì, anche qui, se siete di passaggio vi va di iscrivervi, vi iscrivete, se volete cliccare mi piace è sempre apprezzato, e volete cliccare la campanella così non vi perdete i video. Quello che vedevo di ve l'ho detto. Io vi saluto perché devo andarmi a fare la doccia, perché io odio la sabbia addosso, non ce la faccio più. Io vi saluto, mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye girls.